Ciao a tutti ragazzi, qui è Bazzo che vi parla e oggi siamo su un'altra mappa dello stesso creatore della scorsa. Ho rischiato di ucciderlo. Vieni dentro. Dai, Snogolem. Muori, cioè. Quest. Allora, in questo dovete sapere che dovremo fare della quest. Fare un cobblestone generator, una farm di grano, enchantare qualcosa, entrare nel Nether e l'End. Allora, cominciamo subito con cobblestone generator, che è proprio Shalzi. Qua facciamo il nostro bellissimo cobblestone generators. Prendiamo. Allora, sai che te. Sei bella e testa, però mi inquieti. No! È tutta colpa tua. Eh? Ah, lo sapevate che se guardate dentro la testa degli Snogolem non si può più. Allora un fan, tu che serve? Serve a qualcosa? Serve a qualcosa? No, e allora? Tu fai una cosa. Stai attento perché ti uccido, eh. È vero che l'ho pure messo qua al blocco. Allora, uno, prima cosa da fare è sempre il crafting table. Senza crafting table, sì, che poi io faccio. Adesso faccio una cosa. Ti giuro che a costo di spaccare la mano faccio giù un buco e ti ci piazzo dentro. Perché allora, tu mi sarai utile per i blocchi, però devi stare giù. Cosimo, giurisprudenza. Bravo. Tu fai una cosa, guarda. Piazza un blocco di terra qua e prendi sto benedetto legno, che se non prendo il legno dopo non c'ho niente con cui fare le cose. Tanto dopo lì c'ho il super mega cobblestone generator. E comunque andiamo al dunque. Ci creiamo un bel picconzo. Pronti. Sì, anche se non sarà molto efficiente questo cobblestone generator, perché non ci sono i mega hopper che lo prendono quando va ovunque. Ma comunque, altro piccone, subito upgrade. Piccone, questo qua, quello di legno, mettilo qua, che sarà quello fondamentale. Allora, cosa facciamo? Prendiamo un po' di cobblestone, se volavo di sotto morivo. No, non è vero, perché di vita ci sarebbe l'acqua. Teoricamente mi salverei anche. Quindi, quanti blocchi va sotto la nostra isola? Non troppi. Comunque, cobblestone generator fatto. Questa qua vi dico è ancora una beta, non è quella completa, ma la volevo comunque provare. Sono il primo a farla, credo. Non mi ricordo neanche il nome della serie. Comunque, leggiamo la seconda quest. Farm di grano. Allora, per fare una bella farm di grano, uno. Prima devo creare un pozzo d'acqua infinita, perché senza un pozzo d'acqua infinita sono spacciato. Seconda cosa, impieghiamo il legno per fare una buonissima cosa, cioè fare una bellissima piattaforma su cui far respawnare tutti gli alberi che voglio. Però mi devi dare il sacco.
perché senza sapling io non faccio niente, brutto albero schifoso. Mio fratello che è fuori e urla alla porta. Ragazzi, è l'unica opportunità che ci rimane. No, quindi no legno infinito. Allora andiamo qua e facciamo... Io come la faccio la farm di grano, va là? Faremo fuori una postazione. Ah beh, ma intanto io, una volta che ho fatto il cobblestone generator, quello lì, quel bottone là, continua a dropparmi roba. Quindi, ci sta, ci sta. Vai fuori di un blocco anche dall'altra. Tipo così. Lo so che non so contare, questi sono due blocchi, però... E così... Prima facciamo tutta una base in cobblestone, in modo che non perdo nessun blocco che ci appoggio sopra. No, ma siamo seri. La seconda cosa che devo fare è... una farm col nostro amichetto qua. Perché siccome è questo nostro bellissimo amichetto, 5 cose. Allora, io devo fare anche un mob spawner. Quindi... 1. Perché a me serve del bone meal. Quindi... vai... cioè non mi dà da più di bombiale. No! Non mi dà più cobblestone. La devo minare a mano. Comunque. Credo che per oggi possa bastare qua, anzi. No, 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 no. Prima facciamo la farm col nostro amichetto. Quindi. Metti via la terra perché la terra è preziosa in questa. Cioè, il legno è prezioso in questa serie. L'abbiamo capito. A nostro malincuore solo ora. Se non avessi perso quel pezzettino all'inizio ne sarei stato anche più felice. Comunque prendiamo, com'è che si fanno i cobblestone quelli muretti? No, servono 6 pezzi di cobblestone. Bravo, non puoi scappare. Posso mettere qua una bella pala e fare e prendere un sacco di roba da te. Bellissimo e simpaticissimo il fumo gole. Io per precauzione, ah no, qua non si può mettere perché comunque qua non è messo. Io per precauzione me lo metto dietro sto muretto qua perché un attacco al cuore mi è venuto. Ora capite anche voi perché metto questi muretti. Perché adesso io vado qua, cioè non per questo, perché io adesso prendo 2 di questi. Ma io ho un'ansia di finire il legno e non averne più, che voi non avete idea. No, ma... no, niente. Io c'ho... non
capito, cioè si è buggato per forza perché non. Come faccio io? Cioè, sinceramente, io senza. Senza il sapling, io non posso fare niente. Toglimi un secondo qui, toglimi. Sì. Togli un secondo stare. Facciamo qua una. Così. Una. Per fare la cobblestone ci vuole dell'acqua. Comunque questa mappa non è semplice. Una di quelle mappe è un po' survival, no? Che dovete farvi tutto voi. Ah bene, 9 pezzi dovrebbero bastare. Li metti qua ai bordi prima di cadere giù. L'auto jump della 1.10 l'ho disattivato. 1 perché mi dà un fastidio cane, 2 soltanto perché rischi di morire. Morire malamente. Fai così. Comunque qua farò una fonte d'acqua infinita con i 2 secchiali d'acqua che mi hanno dato, dove poi prenderò dell'acqua per far, per coltivare i meloni, il grano e lo zucchero. Sì, le canne da zucchero. Poi provvederò a fare un punto per il Nether, anche se praticamente le quest sono semplici. Farm di grano, primo enchant. Come primo enchant? Sei stupido? Io come lo faccio? Cioè, o nel Nether tu mi hai dato la vita, la morte, tutto. Ma sei dimenticato di darti, di darci il Flint Steel? Vabbè, scopriremo tutto al prossimo episodio. Vi lascio qua col mio amico Snow Golem, perché intanto adesso noi facciamo così e abbiamo tutti i blocchi che vogliamo, tipo le peggio cose, perché a questo punto facciamo così. No, non hanno capito niente. Sì, perché dopo, ragazzi, noi facciamo così. Vi stavo dicendo, fate così. 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 E poi vi fate un botto di blocchi, che questi blocchi possono rivelarsi utili per fare delle cose utili. Tipo, tanto questi blocchi qua sono semplici da reperire perché ho il Mega Snow Golem della morte, ma io sono stupido perché mi serve un blocco 2. Mi serve un coso 2x2. Quindi, vabbè. Comunque ci salutiamo e alla prossima. Ciao!